Incontriamo nuovamente il professor Guido Crapanzano sulla questione della crisi finanziaria globale. Eravamo rimasti all'analisi della crisi del 1929 e oltre alle analogie con la crisi del 1907 e varie questioni che potremo approfondire come la struttura, la rete di relazioni che va non solo dalle più grandi imprese americane, ma va agli esperti, quindi va ai professori universitari, ai vari esperti nell'università e come addirittura i programmi universitari si conformino a questa ricerca e a questa modalità. E passiamo sulla questione che c'è stata una certa regolamentazione che è stata fatta successivamente e che ha tenuto sino a quando la stessa regolamentazione poi è saltata nel 1999. Ci puoi parlare Guido di questi aspetti? Allora, dopo la crisi del 31, in molti si convinsero che era necessario mettere una legislazione finanziaria che impedisse la speculazione con i soldi dei risparmiatori. Ed era un'idea molto sana. E venne appunto fatta una legge famosa, Glass-Steagall, Act, si chiama Glass-Steagall Act nel 31, che proibiva alle banche commerciali e alle banche di affari a tutte le banche di fare delle speculazioni azzardate se non avvisando il cliente. Non solo, ma poi c'era anche un fatto, anche le banche d'affari dovevano presentare e sottoporre i bilanci alla Fed di quello che facevano. Questa legge ha impedito che la speculazione selvaggia potesse di nuovo ripresentarsi dal 1931, ma nel 1999, col miraggio di essere rieletto, per tenersi buona la lobby dei grandi banchieri, che è quella che più di ogni altra finanzia i candidati alla presidenza, se noi guardiamo oggi fra i primi 5 finanziatori della campagna elettorale di Obama, ma anche dall'altra parte, noi troviamo JP Morgan, Chase e la Wells Fargo che è di Rothschild. Quindi sono le tre banche più importanti, sempre di questi tre personaggi, personalità, più che non sono personaggi, di queste tre personalità del mondo finanziario e di ogni tipo di attività economica e industriale che c'è. E quindi cosa successe? Che non poterono più fare quello che volevano perché dovevano renderne conto. Però appunto Clinton nel 1999, per favorire la lobby dei banchieri, d'altra parte sono le lobby quelle che comandano oggi nel mondo, cancellò questo Act Glass-Steagall e da quel momento le banche hanno ricominciato a programmare la possibilità di vendere le cose più strane, più estruse, costruite in modo appunto lo vedremo arzigogolato, con delle alchimie, diciamo, ingegneristiche finanziarie al massimo livello. Ci vogliono degli scienziati per capire quanto vale un derivato, e ne parleremo forse un giorno di questo. E sono dal 1999... I migliori matematici, sono proprio assodati tra i migliori matematici per inventare i prodotti finanziari. Guarda, il fatto è che queste lobby si assicurano i migliori operatori del mercato finanziario di ogni tipo, le menti più intelligenti. Tanto è vero che sono andati a prendere, e poi anche politici, sono andati a prendere nelle loro associazioni delle persone di ogni tipo. Noi sappiamo bene che ad esempio in Italia c'è un'associazione che si chiama Aspen, ne hai sentito parlare? Sì, sì. Ecco, l'Aspen è un'associazione fondata da Rockefeller negli Stati Uniti, e l'Aspen è una località come St. Moritz o Cortina da noi, dove si ritrovano le persone più importanti, così come quelle che i più benestanti anche in gamba che ci sono negli Stati Uniti. Proprio Rockefeller, che è stato anche gran maestro della massoneria americana, ha creato un club che c'è in molte nazioni. In Italia noi abbiamo questo Aspen, che è un'associazione, e dove troviamo dentro le personalità
più importanti, quelle che possono essere utili e che sono in gambe intelligenti, che hanno consulenze enormi. Ad esempio, faccio tanto fare nomi, ma credo ormai si sappia tutti, Mario Monti, Mario Draghi era stato lì, Emilio Tremonti, Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Giuliano Amato, per quello è diventato anche lui, ha fatto la parte di Monti, cioè quando c'è stato bisogno di un governo di emergenza che hanno chiamato Giuliano Amato, ma persino Emma Marcegaglia, e poi potrei andare avanti con una quantità enorme di nomi, perché ho avuto l'opportunità di avere l'elenco di tutti quelli che appartengono. Ecco, la cosa che mi stupisce e che mi infastidisce è che in questa associazione di persone che si riuniscono senza farlo sapere e che parlano e si aiutano fra di loro, c'è ad esempio anche Romano Prodi. Romano Prodi, che ha ricevuto dei sussidi enormi da Aspen, faceva degli studi per Goldman Sachs e per altre associazioni, che glieli faceva poi un funzionario della Banca d'Italia, Ufficio Studi e Ricerche, ritagliando i giornali, e le vendeva per centinaia di migliaia di dollari. Poi c'è, però in questa associazione c'è anche Piero Fassino, e non c'è solo Gianni Letta, ma c'è anche Enrico Letta. E poi quello che mi ha stupito è che in questa associazione, fra i membri, c'è anche il nostro presidente Giorgio Napolitano, messo dentro quando non era presidente, però guarda caso è diventato presidente. E allora cosa succede? Che io ho avuto l'opportunità di conoscere in Francia, di conoscere in Francia il governatore della Banque de France, sono andato a trovarlo diverse volte, l'ho rivisto anche a Francoforte, e che poi è diventato presidente della Fed, ho avuto modo di conoscere il nostro presidente Draghi, che poi è diventato presidente anche lui della Fed. Quindi sappiamo che il Fondo Monetario Internazionale in mano si contornano di persone in gambe intelligenti e capaci, e le utilizzano secondo, ma non è che questi poi li utilizzano proprio, però certo che un consiglio da chi ti paga delle consulenze lo ascolti, almeno verrebbe in mente questo, senza essere maligni. Tu cosa pensi? Quindi sì, la risposta, diciamo, da dare a queste crisi è una, come dire, una nuova regolamentazione della speculazione, insomma, che se la speculazione può arrivare sino a piegare il sud dell'Europa, la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo sono in questa situazione, no? Ho appena letto recentemente una dichiarazione della presidente dell'Argentina, la Kirchner, che dice: preferisco avere un'inflazione altissima, lavoro per tutti, come ha quasi, e piuttosto che avere un'inflazione al 3% come in Italia, e tutti depressi e le aziende che chiudono, eccetera. Certamente. Ma anche il debito, scusami, anche il debito pubblico che noi abbiamo, ne fanno una tragedia, lo spread, eccetera, ma sono tutte operazioni psicologiche calcolate, perché il fatto che noi abbiamo il 113%, il 120% del debito pubblico, del PIL come debito, fa ridere se pensiamo che il Giappone ha il 200% del debito del PIL, e vanno bene, se ne fregano, vanno avanti e producono. Il fatto di avere debiti non è un male se i debiti sono serviti per investire. Il guaio è un fatto sociale, di mentalità, di popoli che hanno perso un livello di civismo e senso di appartenenza grande, perché le crisi, sai dove vanno a colpire? Non vanno a colpire tutte le nazioni, colpiscono le nazioni che sono più moralmente deboli, tant'è vero che le hanno chiamate PIGS come soprannome, che vuol dire Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. E in queste nazioni il livello di civiltà, di partecipazione della gente è molto più basso di quello che c'è in Svizzera, in Francia, in Olanda, in Germania, dove le persone sono responsabili, c'è meno corruzione, c'è meno malavita organizzata, c'è meno e c'è più serietà, costruttività. Quindi il problema non è solo un problema, è che loro trovano i terreni fertili dove possono fare le loro operazioni molto facilmente. E ha ragione la Kirchner, perché noi non abbiamo bisogno, questo spread adesso è diventato uno spauracchio, ma chi se ne frega? Perché ci deve essere uno spread così? Perché non abbiamo perso il diritto di emettere moneta, quello che si chiamava il diritto di signoraggio.
Gli Stati Uniti, adesso che sono in crisi, e sono in crisi peggio di noi perché non dichiarano più da più di 10 anni qual è il loro debito, pochi giorni fa Bernanke ha dichiarato che ogni mese renderà disponibili 40 miliardi per i bisogni che hanno le banche o altre, 40 miliardi al mese, e se aumenta l'inflazione se ne fregano. Meglio avere l'inflazione alta, a parte che loro tengono i tassi di sconto allo 0%, ma sono loro che comandano, potremmo parlare per delle ore, però dimmi allora, pure tu qualcosa. Una questione specifica rispetto a queste strategie, che non viene presa in considerazione, che c'è ancora il sogno. Io ho trovato una dichiarazione di Draghi di un mese o due fa, che diceva praticamente che non c'è alternativa all'euro, non c'è uscita dall'euro. E si può dire oggi che questo euro istituito senza che ci sia una banca europea che possa emettere moneta è frutto del compromesso con i gruppi finanziari, in modo tale che quando è partito questo euro era già una bomba a orologeria che prima o poi sarebbe scoppiata e che pare non ancora scoppiata, mentre invece i debiti che sta facendo per esempio la Spagna e la Grecia per farcela in realtà produrranno che non saranno neanche in condizione di pagare gli interessi, non parlo del capitale. Certo. C'è questa, possiamo dirlo oggi? Possiamo dire una cosa, che l'euro è stato creato con la collaborazione di persone legate a questi clan, a queste lobby, per cui pur di arrivare a un compromesso, gli europei hanno dovuto accettare alcune condizioni che non avrebbero voluto accettare. Posso dire chiaramente che alcuni funzionari della Banca d'Italia che facevano parte della Commissione dell'Euro erano contrari all'idea di perdere questa possibilità di influire sull'emissione di moneta, che oggi è rimasta esclusivamente in mano alla BCE, e sapevano benissimo che l'euro è un'avventura con una carica orologeria, però d'altra parte era un primo passo per farlo, e il grande diciamo colpo grosso che hanno fatto gli americani, che erano naturalmente contrari all'euro perché ha tolto la potestà del dollaro che imperava in tutto il mondo, è stata quella di riuscire a convincere gli inglesi a non entrare, e quindi noi abbiamo dovuto accettare, come sai anch'io facevo parte della Commissione dell'Euro, quindi l'Italia ha dovuto accettare le regole che sono state imposte anche da altri, da Wim Duisberg, tutte persone legate a doppio filo, in ogni caso a queste grandi lobby di potere, e quindi Duisberg è stato il primo presidente, perché allora la BCE non aveva un governatore, aveva un presidente, vabbè, insomma. Certo che in ogni caso è stata un'idea mal congegnata, probabilmente speravano di riuscire anche a cambiarla, ma è stato fatto, andava bene per se tutti i paesi fossero stati virtuosi, questo è il punto. Perché se un paese è virtuoso e cerca di non fare debiti e si comporta bene, l'euro poteva reggere. E tutti hanno promesso di essere virtuosi, ma alcuni sono stati capaci, altri no. Per quello ti dicevo che il problema dell'euro, così come il problema della crisi, è un problema anche di coscienza sociale, di civismo, di senso di appartenenza dei cittadini, che oggi sono talmente, e dei politici non ne parliamo, oggi tutti parlano male ai politici, quindi non si può neanche più proseguire su questa strada. Però hai ragione quando dici che l'euro era una bomba a orologeria. C'è un'altra questione, no, che affrontiamo, quella difficile, no? Sinora abbiamo detto della lobby dei banchieri e tra virgolette, insomma, ognuno sa che questi banchieri sono banchieri ebrei. Ora, il trionfo della logica del profitto è, per dire così, universale, e quanto di più universale ci sia, non è una prerogativa dell'istanza ebraica. E cominciamo ad affrontare comunque la questione storica di come c'è stato questo approccio alla moneta, ai prestiti da parte degli ebrei rispetto a quella che è stata la gestione, come chiamarla, insomma, del cristianesimo, dell'islamismo e di questi aspetti.
proprio per valutarne, diciamo, storicamente quello che è stato fatto e quindi il come questa cosa abbia degli aspetti che vanno presi in considerazione. Cioè non si tratta, come dire, come nel caso delle teorie politiche facili, che è il nemico e quindi si tratta di far fuori il nemico, ma è una, tu hai parlato di valori, di cultura, di questo, è una mentalità che permea anche le lobby ebraiche. Io parlerei, questa un'altra questione, sarebbe tema per un'altra ancora, oltre a quella degli esperti al servizio di queste lobby, ed è quella della teologia finanziaria, che è forte e che l'accenno appena il Lloyd Blankfein della Goldman Sachs nel 2009, quindi appunto dopo che si è scatenata la terza crisi che stiamo ancora vivendo, ha affermato che loro avevano fatto il lavoro di Dio. Ecco, questa questione tra purismo finanziario, trionfo della logica del profitto, teologia finanziaria, meriterebbe ben altra ricerca, perché io ritengo che sia la mentalità che presiede non solo alle lobby ebraiche, ma a tutti quelli che concorrono al sogno del profitto per il profitto, che sono le moltitudini, certo. Si trovano ben rappresentate lì. Affrontiamo questo tema. Ecco, io non ho volutamente accennato a un fatto che tutti gli appartenenti a questa grande lobby sono certamente degli ebrei, così come tutti i presidenti della Fed su 13 dal 1913 oggi sono ebrei. Ma gli ebrei sono capaci e intelligenti e quindi sono riusciti a fare delle cose che gli altri non riescono a fare. Quello che vorrei dire è che in Italia noi abbiamo circa 60.000 ebrei, secondo la Caritas le stime sono solo 36.000, ma in realtà sono circa 60.000, di cui alcuni un po' anche coperti o nascosti. Però questi 60.000 hanno in mano i giornali, la stampa, i quotidiani, la finanza, il mondo intellettuale, uomini di cultura, fra gli scrittori anche più importanti della nostra epoca, in Italia, in Francia e dappertutto, troviamo gli ebrei. Ma perché? Perché hanno dovuto in ogni caso diventare intelligenti anche per sopravvivere, perché sono sempre stati perseguitati gli ebrei, a parte la Bibbia che ci tramanda degli egizi, eccetera. Si può anche dire, ma erano perseguitati perché erano cattivi, cioè è una cane che si mangia la coda. Voglio dire, non si può usare il principio di causa-effetto. Gli ebrei quando vennero a Roma non avevano il diritto di avere delle proprietà. Quando poi dopo il 1000 si sono create le corporazioni in Italia e tu potevi fare qualsiasi lavoro, basta che ti iscrivessi, appartenessi a una corporazione. Gli ebrei non potevano avere neanche terreni, non potevano avere case, per cui per sopravvivere l'unica cosa che si sono ingegnati di fare è quella di fare l'usura, di praticare di utilizzare il denaro in modo sapiente. Perché, fra me e te, anche i napoletani sono furbi, sono marioli, ma sono marioli perché sono sempre stati maltrattati, quindi hanno dovuto ingegnarsi fin da bambini, fin da quando erano dei monelli, andare in giro a cercare di guadagnare qualcosa. Gli ebrei sono stati costretti a utilizzare il denaro, che era l'unico modo che gli permetteva di sopravvivere. Sono sempre stati perseguitati, già nel 700 in Spagna, i Visigoti, poi, voglio dire, Maria la Cattolica in Spagna li ha mandati via, tutti i sefarditi sono venuti, molti in Italia, lo sappiamo, già erano arrivati prima. Però anche qua non vorrei usare un'espressione fra le più banali e deleterie, fare di tutte le erbe un fascio, però uno degli errori più grandi degli ignoranti è quello di pensare che tutti siano uguali, un popolo, una nazione, un gruppo, un'appartenenza. Ad esempio, tutti gli ebrei sono degli assassini, tutti gli ebrei sono ladri, tutti gli italiani sono sporchi, piccoli, come io ho una relazione qua fatta dal congresso degli Stati Uniti sul centro immigrazione 1912, te la leggerò, dove si dice che gli italiani sono sporchi, piccoli, puzzano, non si cambiano, affittano una camera in due, poi ci abitano in 20,
cioè questa visione, che poi è quello che succede oggi agli immigrati che vengono poveretti, come eravamo poveri noi quando 20 milioni di italiani sono immigrati, sono andati a fare minatori o lavorare in America per essere sfruttati. Gli ebrei sono sempre stati malvisti e sfruttati, vivevano addirittura nel ghetto, c'erano dei periodi in cui venivano i figli più piccoli, venivano rapiti e costretti a diventare cattolici, hanno subito grandi persecuzioni. Arriviamo sino alla Shoah, che è il massimo possibile delle persecuzioni. E quindi è comprensibile che anche loro, come gli scugnizi napoletani, si siano ancora oggi i più grandi falsari che ci sono in Italia. Basta chiederlo agli amici della finanza, ne conosco molti, della Guardia di Finanza, sono a Napoli. Quelli che fanno le borse di Vuitton, che le fanno uguali, o di Prada, eccetera, sono a Napoli, perché si sono ingegnati a guadagnare con l'ingegno. E gli ebrei si sono ingegnati, però, essendo molto più intelligenti degli scugnizi napoletani, hanno preso in mano le redini della finanza mondiale. Però non dobbiamo pensare che tutti gli ebrei siano così, perché ci sono degli ebrei non eschenaziti, non ortodossi, non rigidi, con quella mentalità all'antica, quelli che vedi con i capelli lunghi, i capelli neri, eccetera, che sono persone normali. Io ne ho conosciuti, ne ho avuti tanti come amici, ho anche commerciato con loro, li ho avuti anche come amici, e sono le persone normali. Poi certo che ci sono anche gli ebrei descritti da Shakespeare nel Mercante di Venezia e Shylock, che sanno questa mentalità di approfittare dei gentili, di quelli che non sono ebrei. Ecco, però non si può dire che la colpa sia che sono ebrei e i banchieri sono... Vengono tutti da questa etnia, perché hanno sviluppato questa capacità di elaborare le strategie migliori per guadagnare i soldi. Cosa pensi tu? Molto semplicemente si tratta di intendere che quello che è perseguito è chiamiamolo così, come l'hai chiamato tu, il trionfo della logica del profitto. Se arriva a queste aberrazioni, che è possibile con la speculazione internazionale piegare uno Stato e governarlo e mettere i propri mandanti, eccetera, laddove altre strategie sono fatte, diciamo che ogni nazione è gestita da un'oligarchia, da poche famiglie, lo sappiamo, erano 76 in Iraq, diciamo, sì, un'ironia che sono un centinaio in Italia, eccetera. E quindi di distinguere tra chi fa l'errore tecnico e non tra quelli che di storia, di tradizione e di questioni possa anche aver favorito, portato alla soglia di questi errori. Intendo, Giulio Cesare non era colpevole di essere romano, se è colpevole è colpevole di aver cercato l'impero sul pianeta, è questo che sto dicendo, non in quanto romano, sì, non in quanto latino, non in quanto appartenente al sud dell'Europa, eccetera. Se permetti, vorrei dire una cosa proposito della logica del profitto. Abbiamo 5 minuti ancora, Guido, prego. Ecco, bene, vorrei dire una cosa su questa logica del profitto. Il profitto è qualcosa di valido, non è da condannare, non dobbiamo condannare chi persegue il profitto. Tutti gli imprenditori vogliono avere il profitto, ma quando questa logica, diciamo, diventa intesa, quando la logica del profitto è intesa come arricchimento ad ogni costo e con qualsiasi mezzo, lecito o illecito, qui nasce il malessere che ha sconvolto molte coscienze. È quello che sconvolge la nostra società. Quando la logica del profitto è diretta esclusivamente al proprio tornaconto economico, questa logica rappresenta un limite al compiacimento personale, alla soddisfazione nel lavoro e nella vita, un limite al profitto intellettuale e quindi al piacere individuale e anche collettivo. Il profitto va inteso nell'ottica della propria soddisfazione e non come obiettivo dell'agire o del fare. Se uno, pur di guadagnare, fa un lavoro che non gli piace, non fa il suo interesse. E il profitto come espressione deve essere inteso proprio come espressione della qualità della vita e quindi come scopo e non come manifestazione dell'avidità
Insomma, il profitto deve essere un premio al fatto che noi ci comportiamo bene, che abbiamo fatto delle scelte opportune, delle iniziative coraggiose. Quindi il profitto come conseguenza, come appagamento e come premio al coraggio di quello che facciamo, alla direzione che prendiamo e alla capacità che abbiamo di perseguire i nostri compiti. Questo sia che facciamo gli industriali, sia che facciamo gli imbianchini. Sì, quindi diciamo sarebbe la questione appunto del profitto con l'etica, perché negli altri casi appunto c'è questo cortocircuito dell'etica. Sì, non volevo parlare di etica, però se in una di società il profitto è ad ogni costo e con ogni scopo, allora va a finire che fanno le mozzarelle con il latte in polvere che viene dalla Nuova Zelanda, che diventano verdi e avvelenano la gente. Se il profitto deve essere questo e non la soddisfazione di fare qualcosa di buono, di valido, e allora tutto cade. Quindi il profitto va bene, ma non ad ogni costo e non con ogni mezzo. E non fatto in questo modo, perché se no, ecco, questo è quello che noi abbiamo importato dagli Stati Uniti negli ultimi anni, dopo gli anni 60, questa mentalità della violenza, questa mentalità dell'egoismo, che è una mentalità selvaggia, perché un paese è tanto più civile quanto più si preoccupa dei poveri, dei bisognosi, quanto più stende la mano ai malati. E gli Stati Uniti non sono un paese molto civile, lo eravamo di più noi, adesso c'è una degenerazione piuttosto grave, speriamo, e l'abbiamo importata proprio con i film e la televisione degli anni 60. Non so se tu ti ricordi di Dallas, è stata la prima serie dove il cattivo, J.R., era quello che trionfava alla fine, non il fratello buono. E queste cose noi non le avevamo perché i bambini da piccoli leggevano le favole, non vedevano i film dei mostri. Quindi ci siamo tutti, abbiamo abbassato in Italia il nostro livello di civiltà a favore di questa logica del profitto ad ogni costo e con ogni mezzo. Io ringrazio il professor Guido Crapanzano per questa conversazione che forse proseguirà su alcuni di questi aspetti che in effetti che hai toccato sono molto importanti e quindi spero che ci diamo appuntamento per altri incontri. Grazie. Grazie tante Giancarlo, a presto.